baby. Especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. You're attractive. Ciao ragazzi, eccomi qua per fare un video della mia collezione PlayStation 4 dei giochi, perché tutti me l'avete chiesto e io vi accontento. Tanto saluto sempre la Fra Free, Bonuna Channel TV, Marcus 88 Sbonsoir, Demo Steva Vicio, Emulare Che Passione, Massimo Murgia, Nerd Italia Nerd Review, a Sara e tutti i ragazzi continuano, e ragazzi continuano a seguirmi. Fratellini, mio nipote Manu. Allora, cominciamo subito col titolo. Infamous Fast Light. Da ragazza, non sono molti, ve lo dico. Poi Dragon Quest Heroes, perché più che altro prende le esclusive e poi giochi da giocare online con gli altri. Poi Underscore Online, Destiny Re dei Corrotti, ancora da giocare ragazzi, con l'espansione e tutto, non ho ancora giocato. Call of Duty Modern Warfare Advanced Warfare, come si dice? Boh, non lo so. Poi Motorcycle Club esclusiva, vabbè, GTA 5, FIFA 16, ancora lo spacchettato, uscito pacchetti, Battlefield 4, Battlefield Hardline, poi COD 3, poi Adventure Time, fine Jack Detective, poi The Last of Us Remastered, Knack esclusiva. Ora parliamo di esclusive, sono già una esclusive, due, tre, quattro esclusive, cinque esclusive, poi Little Big Planet 3 esclusiva, Second Son Infamous, il primo col ragazzo, esclusiva, MX Verso ATV, Supercross Encore, esclusiva, Buy to Flame, esclusiva, Tokiden Kiwami, quello che avete visto prima sulla PS Vita, l'ho preso, c'è anche per PlayStation 4, esclusiva, beh, Skylander Sword Force, G-Star Victory, esclusiva, li vediamo così, tra poco mi supereranno. Oddio. Poi. One Piece Pirate Warriors 3 esclusiva. Beh, Need for Speed non è esclusiva. Natural Doctrine esclusiva. I Cavalieri dello Zodiaco esclusiva. Trial Fusion, mi chiudi la porta, tata, con l'espansione. Poi The Last Tinker Side of Colors, carino, esclusiva. Poi abbiamo Talos Zestria, esclusiva. Guardate come stanno montando esclusive. MotoGP, che c'è anche per PS Vita, esclusiva. The Order 1886, esclusiva. Guardate, esclusive, stanno soccombendo quelle normali. Poi Samurai Warriors 4-2. Esclusiva. Beh, Uncharted Collector 1, 2, 3 esclusiva. Guardate che sta aumentando. Anne Chambara Chaos esclusiva. Extreme Legend Destiny Warriors 8 Complete Edition esclusiva. Rise Total Lord esclusiva. Guardate esclusiva. NBA 2K16 non è esclusiva. Arcania The Complete Tale con tutti i DLC esclusiva, guardate, stanno soccombendo. Helldivers è uno strategico esclusiva. Disgaea 5 esclusiva. Questo qui è stata un'esclusiva solo per la 4, con le carte dentro da collezione e l'espansione di The Witcher. Poi abbiamo Killzone Shadowfall
esclusiva, guardate esclusive. Beh, Star Wars Battlefront non è esclusiva. Poi abbiamo Sword Art Online Last Song, che ho anche per la vita esclusiva, cioè guardate le esclusive. Dry Club, io ho preso anche il DLC delle moto, esclusiva. Until Dawn, giocone finito, esclusiva. Bloodborne, esclusiva. The Witcher, perché c'ho, guardate, stavo soccombendo. Rainbow Six, come dicevo prima, ce l'ho anche, non è esclusiva. Legend of Kay, che hanno fatto per PlayStation 2, l'ha rifatto per PlayStation 4, esclusiva. Ah, scusate, The Witcher non è esclusiva. Ok. Terraria, esclusiva dovrebbe essere, che non l'ho visto. Murder Soul Suspect and Justice non è esclusiva. Assassin's Creed Unit non è esclusiva. E God of War Remastered esclusiva. Contiamo le esclusive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 esclusive della Play. E me ne mancano ancora, da recuperare. Poi invece giochi che ho anche per la One sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Queste sono la mia collezione PlayStation 4 aggiornata ad oggi. Non ho altro in giro, vero? No. E poi mancheranno quelli della One che, ragazzi, sorclassano quelli della 4, perché sapete che comunque è la console più, diciamo, non preferita, però che la mia beniamina è la One e ne ho il doppio di questi che vedete qua. Ok, spero che questa collezione vi sia piaciuta. Che abbia accontentato chi mi ha chiesto di fare questa collezione. Sono surclassato dei giochi, mi nascondo. E saluto tutti i ragazzi e ragazze che continuano a seguirmi. Ciao belli, vi saluto. Saluto Nicola Toscano e saluto mia dolce metà. Ciao belli, ci vediamo alla prossima con la collezione di Xbox One. Poi verrà Wii, Wii U, 3DS, DS e PC. Ciao belli, alla prossima.